Posto, come vanno le cose? Ah, vedi dal viso. Sto leggermente. No, sto bene. Devo dire, sto molto, molto bene. Le cose procedono e stiamo in discesa piena. Sto veramente rispondendo bene a un low carb, non l'avrei mai detto. Perché riesco a tenere una buona pienezza. Sto tenendo una buona pienezza, quindi stiamo continuando così. Il peso scende di 1 chilo, mezzo chilo al giorno. Quindi. Al giorno, Al giorno, al a giorno. settimana, No, al giorno. mezzo chilo al giorno. Sì, Quanto hai sì. perso nelle ultime 2 settimane? Allora, io sabato scorso esattamente ero 85,8. Oggi sono 81,6. 81,6. Wow, Quindi sono 4 kg? e Sì, passa, sì. 4,2 kg, sì. Sì, stradro. Beh, perché io sono così, come dice Giuseppe, sono un diesel, mi accendo alla fine. Non E capito. io quando scendo a un certo punto ho proprio una fase, infatti fino a sabato scorso era così, in cui mi sale una stanchezza devastante, letargia tremenda e sono acquoso, tiro acqua, cioè non scende il peso e inizia a ondulare leggermente, 85,4, 85,8, 85,4,8 e tengo sempre quest'acqua, eccetera. Poi di botto, come se il corpo si arrende, sono più lucido, ok? Mi sento meglio. Io non ho mai realmente tanta fame, ok? Beato Proprio, te. cioè nel senso, ho sempre Beato fame, te. mettiamola così, ho sempre fame, anche in bulk, io ho sempre fame. Ok. Cioè è Come una torta. difficile che io non abbia fame, però il livello è sempre quello. Ogni tanto mi capita in cut, ma succede anche in bulk che magari ho la nausea da quanta fame ho, però non c'ho da questo punto di vista non c'ho tanta variazione, c'ho calo di energia, però di botto mi accendo ed è successo veramente il click, l'ho fatto domenica scorsa. E forse perché sabato, insomma, non lavoro, quindi mi sono riposato, ho letto, eccetera. Mi accendo e il peso inizia a scendere tantissimo ogni giorno. E mi è successo 2 volte quando mi sono inchiodato sugli 89, 89-90 kg, è sceso di botto a 85. Poi da là adesso è sceso di botto. Sono contento perché ora sono in categoria, perché sono sotto gli 82,5. Quindi le registrazioni ci saranno venerdì sera, quindi io odio questa cosa perché ovviamente vuol dire che devo regolare la giornata in base al peso, perché se mi sveglio a 82 kg vuol dire che devo mangiare proprio centellinato per stare la sera a 82,5. Hai visto qualcuno dei tuoi competitors alla Beh, gara? fantastico, mi asfalteranno. Sono tutti migliori perché sono quelli che si stanno preparando, che come me vogliono fare questa e poi l'Arnold, no? Quindi hanno scelto di fare la più vicina all'Arnold. Quindi Grosso, grosso. ci sono due belli atleti. Uno gli ho anche scritto perché insomma ci siamo sentiti. Lui è della Scozia, scende a Rotterdam. Lo conosco. Sì, Ce ne sono forse. due scozzesi bravi. Uno è Andy Scott, di No, no, Glasgow. loro, perché loro sono builder. Scott Titan e Andy Ah, sì, Scott. certo. Ti dico, vediamo se lo trovo un attimo, sto ragazzo. No, non lo troverò di nuovo mai. Mi mette sempre like alle foto, però non mi ricordo come si chiama. Dervi, mi sembra, quella di comunque. E mi ha detto che lui si allenerà alla Ultra Flex il giorno prima, quindi può essere che scendiamo insieme. Dov'è? È di Dundee? Ti risulta? Ah, mi chiedi troppo, aspetta. Vedo se riesco a beccarlo. Se è di Dundee, conosco il trainer, si chiama Vince Vaughn, c'ha un sacco Sì? di ragazzi. Bravo, bravo, il trainer è suo, il trainer è lui. Allora, Vince aspetta. Vaughn, bravo ragazzo, sarà alto 1,95 m, per riempire quel frame ci sta a mettere una vita, Ah, coraggio. porca miseria, Però aspetta. è un bravo trainer, l'ho incontrato a Edimburgo, l'ho incontrato. Ci siamo Ok. avuto qualche informazione lì. Guardati. E c'è un sacco di ragazzi nel suo roster, tanti. Dylan Manson si chiama. Dylan. Ma perché non me lo trovi? Ah, perché da qua non ho fatto l'accesso. Che trogna. Comunque è un bellissimo Manson underscore fitness. Eccolo qua. No, te lo faccio vedere. Condivido lo schermo. Una delle mie death face preferite, quella lì proprio da gara che senti che stai per morire, era una fotografia vecchia di Kevin LeBron. Eccolo Ed qua. era veramente uno scheletro con la pelle Sì, stampata addosso. sì. Era impressionante. Questo è il suo refeed. Lo vedi, no? Sì, lo vedo. Eh Bell'atleta. beh, guarda che cacchio di gambe mi fanno impazzire. Bell'atleta. Quanti Bello. anni fa, E ragazzi? non te lo so dire, ma è giovane.
Comunque sarà interessante. Poi mi sembra ad occhio che è alto come me, quindi ci siamo in Ok, quindi categoria. è una bella comparazione per te. Sì. Beh, interessante, sarà interessante. Poi ce ne sono altri che stanno veramente molto molto bene, per cui sicuramente mi asfaltano. Però sono contento perché a me piacciono queste gare in cui, insomma, ti confronti ad alti livelli. È più divertente rispetto, sai, a fare la garetta in cui sono tutti un po' sfiga. Immagino che a un certo punto si profili quello che era l'enigma, o meglio, il tormento di Mr. Ripley. È meglio essere un autentico nessuno o un falso qualcuno? E allora, è meglio vincere una garetta da niente o arrivare ultimo a una gara Bravissimo, con dei ragazzi, con dei bravi competitors? bravissimo, Quindi, in qualche maniera, quello è. lo vedremo. Dai, me la gioco un po' sul back, che comunque è un mio punto avanti, e spero sul posing, sulla presentazione, la routine, vediamo un pochetto, ci sto lavorando parecchio. Però no, sono molto contento di come sta andando, sono molto contento anche dell'allenamento. Ieri ho fatto femorali, è andato molto bene, sto alzando tutti i carichi e sto riuscendo da tanto tempo, ormai diverse settimane, a tenere gli stacchi fissi, una volta ogni 8 giorni, non di più, però li sto tenendo fissi e sto sui 200 kg, per cui son contento comunque, per me è tanto, perché di solito ho sempre lower back pain, fastidi, invece Capito, va bene, va non bene. capito. La tecnica all'inglese pura, mantenere e migliorare la performance anche sotto gara. Bravo, riduzione quando il muscolo è vuoto, riduco tutti gli Hai ridotto intensifier, però il volume? il volume, gli intensifier e punto tutto a mantenere i carichi. È l'unica cosa che il muscolo può esprimere sotto preparazione. L'unica cosa che gli rimane, la Ho capacità di capito. esprimere i carichi. Quindi mi sto tenendo il freno a mano tirato proprio e sto facendo molto, sto puntando tanto tanto su questo perché è sempre stato il mio tallone d'Achille. Cioè la cosa, dai, faccio di più, ci vado di tigna, spingo, invece sto Faccio, se c'ho un set in più che mi sento di fare, non lo faccio. E sto vedendo che c'è Capito. un'ottima risposta perché i carichi aumentano, è una roba disarmante. Hai notato miglioramenti in termini di infiammazione, acqua sottocutanea? Sì, nel senso ti dico, sto buttando via tantissima acqua, tanta tanta acqua. E mi mantengo relativamente, per i miei standard, abbastanza pieno. Perché io sono sempre stato, proprio per questo discorso, un atleta che si svuotava tanto quando gli toglievi i carbo. Invece sto mantenendo un'ottima pienezza, veramente un'ottima pienezza, sempre per i miei standard. Cioè, non ho glicogeno, non ho pump in palestra, zero. Però quando poi vado a fare posing, il muscolo comunque ci sta, capito? C'ha, Guizza sulla pelle. sì, c'è un discorso, secondo me, anche di pienezza di trigliceridi intramuscolari. Del fatto che comunque è proprio un materiale strutturale puro quello che è rimasto, capito? Quindi non c'è il Certo. bubble muscle. E vuoi anche che in off-season ho costruito molti carichi, quindi sicuramente questa componente miofibrillare adesso è presente. E, per cui sono curioso adesso con il refeed, ricariche che faremo eventuali e vedremo un po' che cosa ne esce. Ho capito. Si prospetta un bel progetto, si prospetta. Quindi per Sì. ora molto contento di come ci ha mosso Stefano. Totalmente, totalmente, super soddisfatto. La cosa che mi piace di più è il rapporto che si è creato. Cioè, è un zero zero chiacchiere. Cioè, è proprio. Ci abbiamo il contatto di WhatsApp, io gli mando foto peso, cioè solo le foto col peso, e il buongiorno, ovviamente, come sempre. E lui mi dice: ok, teniamo tutto. Io gli faccio un emoticon col pugno, eccetera. Se li devo riportare proprio. Sto diminuendo il volume oppure gli dico la performance tiene, perché magari quando c'è un drop forte di peso gli ho detto guarda, il peso è droppato però la performance tiene. Lui mi dice ok, perfetto, oppure ok, ti mando il nuovo piano, mi arriva il piano per mail, stop, senza chiacchiere, senza cose. E questa è una cosa molto anche molto importante, cioè nel senso non gli scrivo c'ho fame, sto patendo questo di qua, cioè della serie sto in preparazione. Ok, sono cose che sa di default, esatto. E perché vedo che molti, in passato mi è successo che molti atleti in preparazione cercavano proprio le chiacchiere, cercavo di scrivermi molte delle cose che, cioè, come per ostentare quanta fatica facessero. E questa è una cosa che credo profondamente sbagliata, perché sì, lo so che stai facendo fatica in una preparazione gara, cioè devi far fatica. Dimmi piuttosto se non hai fame, ok? Però questa è una cosa che mi piace molto di lui, che è molto schematico, molto preciso, le chiacchiere stanno a zero, si fa quello e io devo soltanto pesare. Cioè, il mio essere atleta non sta tanto nel chiacchierare con lui o nel riportare le cose in maniera super mega dettagliata. Il mio essere atleta è ogni momento in sala e ogni momento,
da un punto di vista alimentare, alimentazione, eccetera, che faccio esattamente quello che mi dice. Là io lo ripago, là io sono il suo atleta. Ok? Capito. Una domanda riguardo, secondo te quanto di questo approccio così, proprio all'anglosassone, freddo, No, alla professione, cioè, militare? non credo che sia l'anglosassone, è proprio l'approccio che funziona ad alti livelli. Secondo te quanto è dovuto al fatto che magari c'ha 150 ragazzi da gestire e invece quanto è dovuto al fatto che è proprio lui così? Ti dico che è, secondo me è più dovuto al fatto che è austriaco. No, a parte gli scherzi, credo che sia più dovuto, cioè io vedo che è una cosa, allora, io ho parlato con tanti atleti di alto livello, ho visto come lavorano tanti preparatori di alto livello e non mi ricordo dove, in qualche podcast ne avevano parlato di questa cosa. Dice il preparatore. Quello che tu vedi, proprio il top coach dell'Olimpia, se tu ti puoi permettere di pagarlo, molti rimangono delusi perché, non so, vanno dal preparatore X che c'ha tot atleti all'Olimpia e si aspettano una roba tipo stratosferica, super minuziosa, un preparatore che, dico, lo pago 5.000 euro l'anno, mi sta proprio col fiato sul collo, mi coccola. Invece questi sono essenziali, cioè il minimo indispensabile e non rompi i coglioni, ringrazia il cielo che ti alleno, capito? Anzi, quando vai con questi di solito sono anche più schematici nei modi, è più facile che trovi il progetto da 15 pagine con uno Sì. Sì, nuovo, che vuole farti vedere quanto è bravo, piuttosto che con sì. qualcuno di questi qua. No, assolutamente. E la cosa che io detesto, proprio profondamente, sono quei preparatori con cui, che io magari quando avevo iniziato ce l'avevo questi preparatori, con i primi, sai, quando sei piccolo che inizi ad allenarti, c'hai i primi preparatori, eccetera. Quelli che partono, dai bro, spacchiamo, mo te porto, vai in gara, perché vinci, perché fai... Tutto chiacchiere, tutto chiacchiere. E poi alla fine non lo so, non, cioè, è proprio tutto fumo e niente arrosto. Non capito. Capito? Quindi, no, da questo punto di vista mi trovo super, super bene. Non è per, cioè, io vedo che è una mentalità che purtroppo in Italia più di tanto non va. Beh, ma noi anche nel nostro modo in cui siamo di linguaggio siamo chiacchieroni, in Sì, qualche maniera. esatto, questo ci sta. Che poi io come preparatore non mi comporto esattamente così, nel senso che agli atleti chiedo molto, cioè, ci perdo molto in chiacchiere di qua e di là. C'è molto scambio in generale. L'unica cosa che non accetto e non tolgo dagli atleti sono le chiacchiere inutili. Cioè, nel senso, finché mi distruggi, mi prosciughi l'anima per sapere le spiegazioni dei perché, per come, dei programmi, eccetera, ok, però quando parti con cose inutili che non c'entrano niente, o pippe mentali che ti fai, o di qua e di là, no, perché devi fare l'atleta, appunto. Cioè, non devi sindacare, non devi fare. Quindi, Dei amici ce comunque. ne sono abbastanza. Esatto. Senti, ascolta, allora io prenderei un attimo le domande che ci sono arrivate su Ah, proprio Instagram. così. Ok, Sì, va bene. partirei, diciamo Intanto che... colgo l'occasione per ringraziare chiunque abbia fatto un buon commento. Io non ho avuto il coraggio di riguardarmi, ovviamente. E non ho avuto il coraggio di leggere i commenti. Mia moglie ne ha letto qualcuno, mi ha detto non sono andati male. E quindi Ma non è ringrazio vero, chiunque abbia invece mi hanno scritto scritto. anche in privato, oltre che su YouTube, sei piaciuto tantissimo, cioè è andata alla grande, uno Allora, spettacolo, ha detto fatene di più. ringrazio. Io così come mi vergogno a farmi le foto, a petto nudo, ne ho messa una su Instagram miracolosamente e mi sono pentito subito. Mi vergogno pure a rileggermi o a rivedermi. E allora, se qualcuno ha scritto qualcosa di buono nei miei confronti, ringrazio tantissimo. Però io non ho letto. Sono impazziti. Comunque sia, ripeto. E no, secondo me possiamo portare tanto perché stando entrambi, avendo tanta esperienza, soprattutto infatti mi hanno fatto domande, adesso ci arriviamo, tanta esperienza del bodybuilding all'estero e anche col fatto che parlando bene inglese, diciamo, esploriamo soprattutto da un punto di vista internazionale il bodybuilding e tutto, possiamo riportare tanta esperienza da questo punto di vista, tanta, tanta cultura. Quindi, infatti, guarda, la prima domanda, io non ne ho nucleate tre, come ti ho detto, poi se ci dilunghiamo. La prima domanda è la differenza tra il bodybuilding UK e all'estero in generale rispetto al bodybuilding in Italia e un po' come vedono il bodybuilding in Italia all'estero. Parti tu con le tue riflessioni. Penso che la differenza sia esattamente conseguenza del fatto di realtà di com'è la cultura UK. Non penso che esista una cultura britannica in qualcosa e una cultura britannica nel bodybuilding diversa. Penso che esista la cultura britannica che si dirama in tanti rami appunto differenti, e
E nell'ambito del bodybuilding mantiene quello che è la stessa nell'ambito della letteratura, nell'ambito della filosofia, nell'ambito della società civile. In questo caso, come abbiamo già detto, tra l'altro, è estremamente scarna. Gli inglesi sono un popolo che ti tagliano la testa, ma sempre con un please, quindi diciamo ci tengono a una facciata fatta bene e rispettosa. Però non sono un popolo di grossi chiacchieroni, specialmente quando ti introduci per la prima volta. Questa è stata la mia esperienza qui in Scozia, dove tendono gli scozzesi. Nel Regno Unito i rapporti sono inversi. Se noi in Italia abbiamo la visione classica per cui il nord è freddo e lavorativo, il centro è una via di mezzo, il sud è più caotico, socievole, gioviale, bla 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 bla, visto che il Regno Unito alla parte del sud, vicino al resto dell'Europa, e di conseguenza i rapporti commerciali erano tali per cui il sud era favorito, nel Regno Unito c'è la Scozia, dove il clima è peggiore, è vero, però il modo di fare degli scozzesi è molto più simile a quello dei nostri meridionali, se vogliamo, centro meridionale. Sono molto più giocosi, sono molto più gioviali, almeno lo erano prima di tutta questa storia del Covid. Chiusa parentesi. E hanno un modo di fare molto più sanguigno, molto più mediterraneo. Man mano che si scende a sud, Londra e così via tendono ad essere molto più altolocati, aristocratici. Poi, naturalmente, quello che dico vale per quello che è, insomma, prendetelo con le molle. Certo. E esiste il freddo asettico al nord, esiste la persona che ti abbraccia al primo colpo al sud, ovviamente. Ma generalmente parlando, questa è stata l'esperienza che ho avuto. E questa esperienza si è riportata nel bodybuilding. L'approccio, già per esempio la lingua inglese, c'è una teoria del linguaggio che mi sembra si chiami Shapiro-Whorf, in cui dice che praticamente la lingua che parli determina il modo in cui tu elabori e trattieni informazioni. Allora, se guardi la lingua italiana, che è ricca di molte più sfaccettature, molti più sinonimi, una grammatica estremamente più complessa rispetto alla lingua inglese, se ne determina in qualche maniera che anche il modo di fare e di vedere delle cose degli italiani è diverso da quello degli inglesi. Se Certo. tu vuoi il sudatino, devi andare in Inghilterra o in Germania magari, ma comunque sia, devi andare in quelle zone dove le persone sono abituate a dire sì signore, a farsi poche domande e semplicemente con l'applicazione quotidiana della ripetizione, ripetizione, ripetizione si ottiene un risultato. Ma se tu vuoi quello che in realtà poi proverbialmente è chiamato il genio italico, devi andare in un paese più caotico, più confusionario come quello dell'Italia. Sembra quasi che il cervello umano non è fatto per avere le due cose contemporaneamente. Se vuoi il genio, devi avere quel tipo di sregolatezza che impedisce a un popolo come gli italiani di mettersi in fila, una banalissima fila alle poste. In Italia diventa impresa improba. Però all'interno di quella non fila c'è una persona che non riesce a fare la fila, ma ti riesce a tirare fuori qualcosa di geniale. Qui nel Regno Unito è diversa la questione. Tendono ad essere molto più omologati, molto più standardizzati, molto più riduzionisti nel loro modo di fare e di vedere le cose, molto più semplificatori. Dal punto di vista del bodybuilding, questo diventa un vantaggio perché il bodybuilding, per definizione, è la ripetizione, ripetizione, ripetizione. Il bodybuilding vive di routine. Routine nell'alimentazione, routine nell'allenamento, routine nei farmaci, anche i bodybuilder sono routinari in quello, con poche eccezioni, routine nell'integrazione. E di conseguenza sembra quasi che la disciplina viva di una sorta di paradigma del soldatino. Meno domande ti fai, più tieni la testa bassa, più lavori. Se sei abbastanza fortunato da seguire il trainer che sa quello che fa, ottieni più risultati di qualcuno che si pone 100 domande. Anche se quello che si pone 100 domande alla fine del suo viaggio nel bodybuilding ha più risposte, ma complessivamente ha portato meno a casa. Guarda, questa è una cosa che è verissima perché io un discorso che ho notato è quanto non tanto porsi domande, quanto piuttosto farsi pippe mentali, che c'è una cosa differente, cioè stare là a ragionare, sragionare, sarà giusto, sarà sbagliato, allora faccio, no, perché devo mollare, mi sento in colpa e faccio di qua, e l'alimentazione di qua, siano un qualcosa che diminuisce drasticamente veramente i risultati. Cioè, sentivo un podcast di Scott, mi sembra, in cui diceva che se uno ci fa caso,
di media, ovviamente, discorso generale, ma i builder più ipertrofici, come uno Jay Cutler, come anche un Jordan Peters, eccetera, fuori dalla sala sono molto rilassati. Cioè, tendono a essere molto chill, molto cool, no? Rilassati. Cioè, senza essere ansiogeni, stressanti. È una cosa che io lo vedevo, l'ho visto su di me. Perché io, per esempio, prima di conoscere Giorgia, io ero molto focalizzato sul bodybuilding, soprattutto sulle ricerche, su quelle che erano le evidenze che ti imponevano tutti questi dettami del devi mangiare ogni tot, devi tracciare tutte le calorie, devi tracciare tutti i macros, devi calcolare il volume, devi fare questo. Allora stavo là tra le ricerche, eccetera, ottimizzare, a ragionare, eccetera. E mi dava una componente ansiogena tremenda. Quando ho conosciuto Giorgia, vuoi anche che dici... Senti, ho trovato una donna del genere, mi cucina, sai che c'è bodybuilding, ma anche vaffanculo. Cioè, trovo un compromesso, no? Non posso continuare così. E mi sono accorto di come stare un po' più rilassato su molti aspetti, cioè, porca vacca, ho iniziato a lievitare. Cioè, ho iniziato veramente a crescere, ad avere la prima botta veramente anabolica. Cioè, mi vedevo molto meglio, molto molto meglio. È una frase di Dave Pulcinella. Poi Dave Pulcinella è il fratello di Mike Pulcinella, che è stato il regista di tutti quanti i video che anche in Italia sono sicuro li hanno visti tutti, di tutti quanti i video di Kai Greene, sia con, sia, con la società di Gerard Dente e la Musclehead, no, come si chiamava? No, No, la Muscle Tech. Musclehead. La marca di integratori rossa che era famosa Sì, perché ho aveva le capito. proteine, non del siero, ma le proteine della carne. Sì, ma non mi ricordo il nome. E in pratica, lui in uno dei suoi video, si chiama Raising the Bar, dice chiaramente una cosa a una ragazza che aveva preparato per tutta quanta la competizione. Arriva il giorno della gara, la ragazza stava benissimo, sale sul palco, letteralmente sembra una che non abbia mai fatto la dieta in vita sua. Lei arrabbiata telefona a lui e lui gli dice chiaramente che stress e cortisolo avranno sempre la meglio sulla più eccezionale alchimia di farmaci, allenamenti e integratori che tu possa prendere. Sempre. Sì. Se non impari a gestire quella situazione emotiva pre-allenamento o pre-gara, non riuscirai mai a ottenere il 100% da quello che vuoi. Quindi quello che dici è assolutamente coerente con quello che tanti altri hanno già in qualche maniera vissuto a livello non solo nella performance in palestra, ma anche a livello del podio. Assolutamente. C'è una realtà di fondo nel fatto che spesso siamo i nostri peggiori nemici. La maggior parte delle volte, la maggior parte delle nostre paure non si concretizzano in quel nemico esterno che pensiamo essere da qualche parte. E di Totalmente. conseguenza il corpo si ribella contro di noi. Assolutamente. Senti, faccio Quindi. un'altra domanda. Io ho notato un'altra cosa nel bodybuilding Ah, perdona, inglese. volevo solo chiudere il Ah, discorso sulle sì, certo. differenze. Non è un caso che Donald Yates ha fatto quello che ha fatto in Inghilterra, in qualche maniera. Fosse stato da un'altra parte, non l'avrebbe fatto. Donald Yates, in una delle sue interviste, per esempio una a London Real, dove ha fatto la sua prima grossa intervista, che è ritornato in auge nell'ambiente del bodybuilding perché si era un po' ritirato. Lui stava ancora in Spagna, avrà sicuramente allenato altre persone nel frattempo, tra cui il nostro atleta italiano, però non era sulle pagine, sulle cronache, come invece poi è tornato ad essere. E lui diceva chiaramente che viveva di quella rabbia repressa che una condizione come quella inglese, classe nemmeno media borghese, classe veramente povera, come a Birmingham, gli permetteva di alimentarsi. Lui diceva: sto qui, mi trascino in mezzo alla neve letteralmente per arrivare in palestra, ma lei in una palestra senza aria condizionata e che è un buco, mentre loro fanno la bella vita con le fotografie con le ragazze in California, gli occhiali da sole, fanno finta che è bodybuilding, gliela faccio pagare, in qualche modo gliela faccio pagare. E Sì. questo ha alimentato l'ombra. Oggigiorno l'ombra non è più possibile, abbiamo i social media, c'è una componente umana che deve essere presa in considerazione. Tu vuoi che i giudici sappiano chi sei, ma negli anni 90 era perfetta e questo è quello che l'ha tirato Certo. fuori. Ed è stata possibile proprio in virtù del fatto che c'era una società come quella inglese dove lui ha potuto in qualche maniera alimentare quel fuoco che aveva Sì. dentro. Ti faccio un'altra domanda. Io ho sempre notato che all'estero, ma in Inghilterra soprattutto, forse è un po' la scia di Yates,
Comunque c'è molto un concetto che manca in Italia, che è quello dell'allenamento hard. Nel senso, allora, non è tanto un discorso del no pain, no gain, è proprio un discorso della ricerca spasmodica di un allenamento complicato, sia da un punto di vista mentale che da un punto di vista fisico, ossia esecuzioni che devono, cioè, ok, dicono qua che appunto loro non si fanno troppe domande, eccetera, però io tutte le persone che vedo, che sto conoscendo, eccetera, sono maniacali nell'esecuzione, cioè cercano comunque questi spunti, cercano di essere molto precisi, sono soldatini, ma proprio precisi, eccetera, quindi non lasciano niente al caso, per cui partono proprio dall'esecuzione che deve essere impeccabile e l'intensità deve essere veramente elevata, cioè c'è proprio una ricerca di quest'effort, di quest'effort estremo, questa intensità elevata. Non so se è una scia dell'heavy duty alla Yates o cose del genere, però è una componente che un po'... vedo in Italia manca, perché c'è tendenzialmente un allenamento molto fatto più di effort sistemico, più per riempire il muscolo, e ci facciamo anche poche, siamo meno soldatini in questo, cioè andiamo più per gonfiare l'ego in sala. E quindi io vedo che qua sono molto più atleti generalmente in sala, non sul palco, cioè ti parlo proprio del comportamento in sala. Loro entrano in sala che dicono: ok, io in questo momento sono un atleta, quindi spengono la testa. Un'altra differenza è che in queste palestre non c'è una cosa che c'è in Italia, cioè che la gente chiacchiera, urla, fa caciara, cioè la gente va e si allena nelle palestre qua in Inghilterra, cioè entra che c'ha questo mindset, sto qua per allenarmi, mi alleno e poi casomai dopo chiacchiero, casomai dopo ti faccio un saluto, eccetera, però non ci sono quei bla 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 che ci sono normalmente. Se ci fai caso, qui in Inghilterra ogni singola città, grande o piccola che sia, ha tanto una palestra commerciale quanto una tana delle tigri in qualche maniera. Cazzo sì, cazzo sì. Anche più tane delle Quindi tigri. Qua le palestre piccoline, se tu vai. Perché noi, io e Giorgia non l'avevamo. Non aveva, siamo andati diretti alla Ultraflex, ok? Palestra grande così. Perché abbiamo visto tante palestrine piccoline anche vicino casa. E però non ci siamo andati. Cioè, la palestrina piccolina per me è la palestrina che c'ha due cazzate della Technogym. Quando ci si è rotta la macchina, che andavamo a piedi, due o tre palestrine, ma stupide, è un buco dietro casa. Cioè, una roba super hardcore che gli dà in culo al 90% delle palestre. macchine su macchine devi Ma spostare, devi porca vacca! fare. Ma è uno Gli devi spettacolo! mettere. Loro vivono di accumulo di beni in tante altre cose. C'hanno una palestra di 100 metri quadrati? Ci metto attrezzatura per 200 metri Ma quadrati. attrezzatura bodybuilding, cioè ci sono due tappeti per puzza, capito? Non è palestra fit, cioè la palestra piccola è palestra bodybuilding della serie, anche se piove, se devi correre, va all'aperto. Qua sono. Qui in Scozia, qui a Glasgow ce n'era una, poi questa ha chiuso con il Covid, hanno dovuto prendere attrezzatura e un ragazzo ne ha aperta un'altra. Ed era famosa perché praticamente negli squat rack aveva il secchio per il vomito, e il problema è che non venivano svuotati regolarmente. Quindi diciamo che ti avvicinavi E subito e la partiva persona. automatico. Diciamo che quell'odore non aiutava a non vomitare durante la sessione di squat in qualche maniera. E quindi sì, no, assolutamente. A quello che dici tu, la vivo in tre modi. C'è un'estetica del gesto, questa è una frase che mi è rimasta impressa leggendola sul blog di Paolo Evangelista, Sì. Iron Paolo, che tra l'altro è un ragazzo che ho intervistato, un ragazzo più grande di me, ma lo chiamo sempre ragazzo, che ho intervistato per l'idea del documentario, perché vuoi o non vuoi è stato qualcuno che ha avuto il coraggio di dire cose che altri non avevano detto. Parlava tanto del powerlifting, come il mio amico Giovanni Cianti ha scritto bene: powerlifting e bodybuilding sono fratelli per forza, uno crea una base insostituibile per l'altro, quindi questo è qualcosa che le generazioni dovrebbero sviluppare e capire. Quindi dicevo, c'è un'estetica del gesto che probabilmente per qualunque motivo qui viene vissuta in maniera diversa che in Italia, e c'è anche una dignità nell'estetica del gesto, mantenere una certa dignità sotto massimo effort, per qualche motivo qui viene vissuta in maniera molto con orgoglio. C'è sicuramente la spinta di Dionne Yates, Blood and Guts ha fatto quello che ha fatto, e qui sono passati 25 anni da quando è uscito, ma ancora adesso nelle palestre che hanno il televisore Sì. al muro passa regolarmente, quindi in qualche maniera è un retaggio che sentono ancora forte. E poi credo in realtà chi è riuscito a portare, piaccia o non piaccia, più di tutti gli altri, questo discorso dall'underground a renderlo così importante e predominante, nonostante tutti i vari Schonfeld, i vari
altri autori che possono declamare di essere evidence-based quanto vogliono, è stato Jordan Peterson. Jordan Peterson ha cominciato come tutti, ha cominciato con un piccolo sito web, da lì è cresciuto. Sono 20 anni che professa le stesse identiche cose, con un'imbarazzante testardaggine, e alla fine spinge e spinge, anche in virtù dei suoi risultati estetici, non bellissimi da un certo punto di vista, ma sicuramente dal punto di vista della massa ineguagliabili. È riuscito a portare, a portare fuori da quello che era la ristretta cerchia delle persone che lo seguivano, per tutto adesso l'ambiente del bodybuilding, il concetto del massimo effort. Che io ricordi, tra i nomi che hanno fatto in qualche maniera la storia della disciplina, Jordan Peters è il primo che è riuscito a parlare di top set, back off, basta. Meglio che fai, devi fare 12 serie, fai 6 serie, scusa, fai 6 esercizi, 2 serie ciascuno, piuttosto che Sì. le Sì, classiche 4 da 3 o 3 da 4. diciamo che parte, lui è partito molto dal DC training Ma il e si è training per cui non è spostato. mai arrivato bene, però. No, 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 Perché io, per no, no, no. esempio, non ho mai conosciuto un ragazzo che abbia veramente fatto, nel senso mai, tra Italia e Inghilterra, mai conosciuto un ragazzo che mi dice: sì, io ho fatto, non dico un anno, ma 6 mesi consecutivi, secondo tutti i crismi, del DC training. Guarda, Mai. ti dico, sicuramente se dobbiamo parlare di DC training in Italia dovremmo chiedere al doc Gabriele Trapani perché lui ce l'ha proprio, ce l'ha a cuore, l'ha fatto, l'ha utilizzato. Adesso mi sembra che mi aveva detto, stavo parlando, che ci sta un po' tornando, eh. Però vabbè, questo in diverse sfumature e rivisitazioni. Però al di là di questo sì, assolutamente, e ti dirò di più. Come dici, te hai detto, Jordan ha portato avanti questo concetto in maniera ostinata, ok, per anni. Assolutamente ostinata, Jordan è anche sempre. contro se stesso, perché è quello che probabilmente poi lo ha rovinato dal punto di vista estetico quando sale sul Scusami, palco. anche contro? Anche quello che l'ha rovinato dal punto di vista estetico, l'ha portato avanti anche contro se stesso, contro i Ah, suoi interessi. allora guarda, ti dirò però una cosa. Jordan anche, ha avuto il merito di essere sempre stata una persona aperta, nel senso che. Ha cambiato tantissime cose. Se ci fai caso, ha preso tantissimi spunti da Bennett, da Kassem, da Scott Stevenson. È stato seguito da Milosh. Ha provato gli allenamenti di Milosh, l'ha cannati perché non erano cosa sua. E lui, Bravo addirittura, ancora. un periodo, ti dico il 2019, perché io stavo in viaggio di nozze che leggevo i suoi interventi e il suo log. Lui ha provato l'era IR di Mike Israetel. Quindi tutto il Sì, me lo discorso so, però, dell'allenamento in della tua buffer. vita. Quindi ha detto, ok, era super affascinato da questo discorso tutto pippone di Mike Israetel sulle effective reps, sul fatto che c'è questo accumulo di fatica, che il cedimento andrebbe dosato, eccetera. Che Jordan Peters, l'emblema del cedimento, un soggetto che poi ha dei carichi impressionanti, che quindi chi più di lui può dimostrare, e che ha Può scalare coscienza di quello fuori che è il con cedimento, certo. ha coscienza di quello che è il suo cedimento. Quindi, se ti fai un era IR, è precisissimo, ti sa dire quante ripetizioni c'ha in riserva. Si è messo e ha provato un periodo questo metodo e ha detto che l'ha distrutto. Dice, non riusciva più a sollevare gli stessi carichi, non recuperava bene, e ha dimostrato che cosa? Che quello che impatta di più sul recupero non è l'intensità, ma è il volume. Quindi, se vuoi massimizzare il rapporto stimolo-recupero, devi avere l'intensità alta e il volume quanto più basso possibile. Che poi, se insomma, si vedono i metodi di allenamento di adesso, non è un volume basso come l'heavy No, duty o il DC3, è un volume normale, medio. Però non ricercare il volume perché, scusa se mi permetto, ma sti quattro disgraziati che hanno iniziato a spingere ste ricerche con sto discorso che il volume è il driver principale dell'ipertrofia. Hanno tralasciato un discorso che poi sta alle persone intelligenti. Infatti, Scott Stevenson ci ha fatto no. Sì. tantissimi podcast in merito. Nelle ricerche non stiamo testando atleti, testano quello che loro definiscono atleti. Sono ragazzi che vanno in palestra. Tant'è che c'è una ricerca che hanno fatto sull'era IR in cui hanno detto alle persone: hanno fatto fare una serie a cedimento, semplice, vai a cedimento sulle 12, cioè vai a cedimento con questo carico, più o meno un 12 RM. I soggetti che erano soggetti considerati allenati, ok? Quindi atleti, ok? Sono andati a cedimento, sono usciti più o meno con il 12 RM, eccetera. Poi gli hanno fatto rifare una serie dopo tot con l'incitamento, quindi con la persona che li incitava e li portava oltre. E dice che hanno macinato il Quattro doppio top delle, di media il doppio delle ripetizioni ripetizioni. Di media il minimo. doppio. Eccole qua. Quindi è logico che se io testo queste persone, è totalmente
sensato dire che il volume è il driver principale, perché se non mi sanno esprimere intensità, dove altro vado? Sul volume. Quindi è Non sì che recluti e non finisci, quindi non manca, mancano i l'unica che giocatori di c'hanno è il qua. volume, quindi sì, chi si allena con più volume cresce di più. Però il problema è che purtroppo le persone di media che magari stanno vedendo questo podcast o che stanno in rete, eccetera, queste cose non le sanno perché non hanno dei background di ricerca che magari ecco, molti divulgatori, molti, anzi scusami, molti ricercatori hanno e possono spiegarti, quindi non sanno esattamente le ricerche. Vedono questa ricerca, questo studio ha dimostrato, quest'altro ha dimostrato, sì, ma invece di leggere l'abstract, vai a leggere tutto quanto. Per cui, e Jordan ha dimostrato questo e è veramente un discorso super super interessante. Jordan, quello che dici tu è verissimo. Lui sono stato un po' troppo avaro di complimenti nel descriverlo quando ho detto che è stato cocciuto contro No, quello a cui mi sì, riferivo. cocciuto nel senso che alla fine, Perché diciamo tra virgolette, c'aveva ragione quello che dici tu perché. è vero, lui non è chiuso di mente, ha provato tutte le cose che hai detto e gli ha dato una chance. Però quello a cui mi riferivo era il fatto che lui amava così tanto questo modo di allenarsi a tutti i Sì. costi, che è stato quello che lo ha portato alla decisione attuale di lasciar perdere l'agonismo, utilizzare la sua sport TRT, cercare di mantenere un po' più di massa muscolare, ma scendere di peso complessivamente perché non riusciva più a vedersi la midsection, questa Sì. off-season, problema che lui ha sempre vissuto, che l'ha portato ad abbandonare i palchi senza aver cercato di No, raggiungere lui l'obiettivo è che sicuramente super legato e un'altra cosa va detta, che non è che c'ha il metodo perfetto, nel senso che anche là ci sono determinate cose che almeno dal mio punto di vista e dal punto di vista di molti tecnici, ma anche lui lo dice, potrebbero essere fatte meglio, però lui è proprio legato a questa ricerca proprio spasmodica del carico, del miglioramento e tutto. Però, allo stesso modo come lui, diciamo, è stato influenzato e ha accettato l'influenza di tanti tecnici, magari un po' più nerd, ha portato anche tanta novità sul panorama, per esempio, americano. Perché se tu ci fai caso, i principali tecnici che ci sono attualmente, che seguono i Top Olimpi, eccetera, sono proprio questo binomio tra cura spasmodica assolutamente della biomeccanica, ma ricerca di un'intensità e di un carico elevato. Guarda un Ian Valier. Cioè, vedi esecuzioni biomeccaniche della Madonna, ma ti fa uno stacco con 8 pizze per parte, uno stacco semitese. E poi si presenta sul palco con un gluteo che è una cazzo di grattugia, che ci puoi attaccare là col parmigiano e fare così. Capisci che. Mi domando quanto di quello sia, per qualche motivo, lo so che sembra strano da dire perché non, però ho notato una specie di commistione tra due personalità che uno non penserebbe, tra Patrick Tuor e Jordan Peters. Jordan Peters di recente ha cominciato a mettere elementi di variazioni di velocità Di delle tempo. ripetizioni di tempo durante la serie, che era una delle caratteristiche di Patrick. Patrick è il mio allenatore preferito, tra parentesi. Pure io. Lo seguo da anni. E come lo stesso discorso che ho detto per Giovanni vale per Patrick. Qualsiasi cosa dico relativamente a lui, se è una cazzata, è colpa mia, non è lui. Quindi scrivete stronzo sotto la mia pagina Facebook, non sotto la sua. Dicevo, e ho notato questa commistione. Jordan ha cominciato a far fare variazioni di tempo, e se uno segue per esempio altri atleti che lui segue, come Jamie the Giant, Jamie Joal, ha cominciato a fare una specie di cluster set simile a quelli che Patrick fa fare ai suoi atleti in quello che è il drop off set, diciamo, Sì, nel secondo set di lavoro. piccola parentesi, Jamie, non è più seguito da Jordan, fa da solo adesso. Ah, la Sì, cambiamento. super Fa da recente. solo? L'ho visto l'altro giorno alla Ultraflex, ha deciso di far da solo. Sì, un po' Ah, per. ok. È sempre sponsorizzato e tutto, sempre in buoni rapporti, però ha detto adesso c'ho un attimo bisogno di fare le cose per conto mio, per cosa psicologica, però buonissimi rapporti come sempre, comunque. Allora, com'era quando era seguito da Jordan? E ho notato che se riprendo, perché io ho una lista, letteralmente copiavo, vedevo i video di Patrick su YouTube, tutti, quelli dei primi 10 anni fa adesso, e scrivevo per filo e per segno quello che facevano gli atleti. Troppo anch'io. Faccio così con ogni preparatore che mi piace. Vado su YouTube, mi trovo tutti i cazzo di video, mi metto là proprio ripetizione per ripetizione. E anche se naturalmente vedi quello che ti fanno vedere, comunque te ne vedi 50 di video, perché questo è quello che ho fatto. In alcuni casi mi sono fatto anche tradurre dei video in portoghese, mi sono studiato un po' di portoghese per vedere quello che diceva quando parlava con il dottor Musi.
Ho visto, specialmente poi, un certo volume di lavoro che poi con Atreidi, che adesso hanno cominciato a scrivere chiaramente quello che fanno sui vari social, ho notato che questo volume di lavoro si è molto ridotto. E come per esempio adesso nei casi più eclatanti come Ben Chao e altri, o questo stesso Andy Scott che segue e che è scozzese qui di Glasgow, tra l'altro abita non lontano da qua. C'è una riduzione del volume di lavoro che rimane molto più essenziale ed è molto più simile a quella che era l'impostazione di Jordan Peters. Magari 5 o 6 movimenti, quindi 5 o 6 diversi piani di lavoro, Totalmente. un ramping fino alla serie più pesante, tra le 6 e le 8 ripetizioni, poi una riduzione del peso e il cluster set o una delle tecniche che Patrick utilizza Sì. per aumentare la densità di lavoro all'interno del set senza aumentare il numero di set. I mondi E sono quindi venuti abbiamo in questa aggiornamento contatto. in qualche maniera. Sono venuti in contatto l'anno scorso questi due mondi perché Patrick ha iniziato a seguire James Holinshed e si è trovato davanti a l'ha fatto lievitare perché c'aveva di fronte un atleta che ha dei carichi Una forza sovrumani intanto. e non, Una un forza atleta che intanto. non può lavorare con loading set e back off perché ha dei carichi sovrumani, lo cuoci da un punto di vista neurale. Quindi lavori sulla densità, cioè riportare tutta questa forza su lavori più densi, gli ha dato queste esplosioni di James Holinshed che abbiamo visto tutti quanti. Però Patrick si è comunque avvicinato a tutto questo discorso e ha iniziato a seguire diversi atleti che erano seguiti da Jordan, come Joe Ballinger, Jimmy Tonk, che era seguito in realtà prima da Cuba e adesso è tornato da Jordan. E la Joe cosa che Ballinger è però, un bel atleta pure lui. bell'atleta è un po' stretto, cioè non c'ha questa bella linea, però c'ha una qualità No, muscolare bestiale. a me piace moltissimo quella. Una pelle invisibile, Mamma mia, impressionante. A me piace. Una bella sovrumano. densità, Peccato il impressionante. petto che non è esplosivo e la schiena che non si apre, però pazzesco. E ti dico però che allora lui, Patrick, ha però sempre detto, anche se poi ha lavorato, secondo me questa è un po' la differenza. E quando Patrick ha lavorato sempre con atleti avanzati, ha utilizzato molto questo discorso della densità, ma lui ha sempre detto, per arrivare a fare questi lavori, devi prima costruire carichi. Cioè, Patrick è Certo. partito da sto presupposto, dice a me arrivavano atleti, hanno iniziato ad arrivare atleti avanzati, che avevano carichi sovrumani. Io a questi non li posso far fare loading set e back off o lavori sul carico. La forza ha un limite, non può progredire, quindi che cosa faccio? Lavoro sulla densità. Cioè, riporto tutto questo discorso di forza su un lavoro più denso, che è quello, e mi permetto di farmi pubblicità, che ho fatto sul mio programma ADE, che potete trovare. No, è a parte gli scherzi, una tipologia di progressione che a me piace tantissimo, cioè creare una base di forza, riportarla sulla densità e poi su un lavoro metabolico puro. Cioè, l'ho utilizzato in questo off-season ed è veramente, veramente geniale. Se vuoi vederla, ti fai Jordan Peters, Patrick Tour e John Meadows. Quindi, come cerchio, come chiusura del cerchio. Comunque, e James Holinshed dà la dimostrazione. Cioè, c'è un atleta con una forza sovrumana che gli faccio fare la densità, boom, esploso. Fantastico. Anche perché la forza non solo ha un limite, ma la forza a un certo punto diventa controproducente. Infortuni. Totalmente. Sì, assolutamente. Assolutamente. Come dire, in realtà il discorso di Patrick, dopo una volta che lui l'ha fatto, è quasi stupido, dici, beh, è talmente ovvio, se quello già fa 300 kg di stacco non spinge. Il problema è che nessuno ci aveva pensato prima di lui in quella maniera. Esatto, È esatto. letteralmente l'uovo di Colombo, dopo che lo senti, dici, ovvio, nessuno l'aveva mai pensato. Però aspetta, Per facci esempio, caso. ecco perché Patrick è uno che ha, ripeto, come mister nessuno, il fatto che Patrick abbia tutto il mio rispetto, lui dice, chi se ne frega, giustamente. Però per quello che vale, ecco perché a me piace tantissimo, perché è stato in grado di guardare a veramente geniale. È stato in grado di guardare a qualcosa a cui tutti guardavano e vedere qualcosa di diverso. Sai che cosa ha E per fatto me lui? questo è. Lui ha capito una cosa fondamentale, che è una cosa che ha detto. Dice, quando parli di densità, l'errore che fanno tutti è che vanno subito sulle alte ripetizioni. Invece voi dovete tenere i carichi. Cioè io O voglio ridurre i che... tempi di recupero. Bravo, cioè io voglio che il carico si mantenga. Cioè devo trovare il modo di farti lavorare densamente, modulare quelle che sono le effective reps, il tonnellaggio e i failure point, che sono i tre punti cardine su cui Patrick lavora. Ok, nei suoi schemi, quindi scegliere quanti failure point avere per lo schema, quante effective reps avere, che tonnellaggio totale avere, e devo fare tutto quanto andando a mantenere dei carichi, cioè nel senso, se tu mi fai un lavoro denso, che sia un cluster set, che sia un extended rest pose, che sia anche un SST classico con drop, variazioni di tempo, eccetera, i carichi devono essere alti, cioè
cioè devo vederlo fatto con un carico elevato, mentre la gente subito densità, carichi ridotti, movimento boom 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 boom, cioè capito? È diverso lo stimolo che vai a dare al muscolo. Cioè io voglio riportare la forza su un lavoro più denso, cioè questa forza deve avere più effective reps, più failure point e senza avere una serie in più. Non solo questo, ma Patrick, specialmente nei suoi seminari, io ne ho visti due, quindi in nessuna forma sono un esperto di SST, quindi ripeto quello che ho detto prima, come disclaimer. Però è sempre stato molto specifico su una cosa. L'estensione del set, quindi la durata del set, è subito immediatamente conseguenziale a quando utilizzi un carico pesante fino al cedimento. Quindi in qualche maniera non è semplicemente, perché se così fosse, allora potresti fare il classico, raggiungi il cedimento con una serie pesante, poi scali, fai una serie più leggera. No, le due cose devono essere fatte insieme e devono essere mantenute insieme per tutta la durata della sessione, il più possibile. E in un suo seminario fa un esempio carino dove le persone, non mi ricordo se te l'ho mandato o meno. Dove le persone stavano cercando di capire questo concetto, e lui aveva detto: se noi lavoriamo insieme per un'ora e tu lavori per un'ora e i miei muscoli rimangono sotto tensione, rimangono gonfi per 3 minuti in quest'ora e i tuoi per 6 minuti, chi ha lavorato di più? E per qualche motivo i ragazzi non riuscivano a capire il concetto, e lui l'ha dovuto ripetere diverse volte. Il seminario era di 3 o 4 anni fa. Come a voler dire, le persone perdono, non avevano nemmeno mai ragionato sul fatto che in una sessione d'allenamento di un'ora c'è una variabile di quanto effettivamente hai lavorato in un'ora rispetto al tempo di riposo. Perché non è soltanto poi il tonnellaggio, è anche il rapporto del tonnellaggio rispetto al tempo d'allenamento. E lo ripeto, lui è stato letteralmente, forse non il primo in senso assoluto, ma è sicuramente stato il primo che è riuscito a condensare l'idea, a trasformarla in un protocollo applicabile e a dargli una dignità che adesso è diventata anche una dignità scientifica, Sì, ha perché fatto all'università testa. di Berlino è uscito uno studio in cui hanno preso una serie di ragazzi che erano anche, mi sembra, sottuso di farmaci, quindi in qualche maniera si è cercato di riprodurre il più realisticamente possibile quello che succede da un punto di vista, professionale, e sono stati utilizzati due protocolli di allenamento, due tecniche SST, ed una tecnica normale di riferimento, e la tecnica SST ha dimostrato essere più efficace in termini di ipertrofia. È solo uno studio, occorre un Però è corpo un di primo studi, ma passo, la voglia. per chi è appassionato di evidence-based, quello è sicuramente qualcosa che va a dare dignità letteraria Sì. a quello che altrimenti uno può solo considerare chiacchiere da palestra. Senti, Di nuovo, volevo proprio tanto per di questo, cappello a lui. visto che siamo entrati praticamente in un'altra domanda che ci hanno fatto, volevo entrare in questo discorso. Ci hanno chiesto un po', sì, ci hanno chiesto in particolare di Patrick alcune cose, magari riusciamo a incastrarlo in un podcast e fargli una chiusa io te. però in generale riguardo ai preparatori principali che ci sono in questo momento e quelli che sono i trend principali a livello internazionale, cioè dove si sta dirigendo il bodybuilding, quali sono i punti che adesso vengono utilizzati di più per gli atleti, dai preparatori e tutto il resto, cioè i punti fondamentali allenamento, eccetera, i trend che ci sono nel bodybuilding moderno. Ti parlo del Ok, bodybuilding ad alto livello, quindi i principali preparatori. E ma uno è sicuramente abbiamo affrontato questo discorso dell'allenamento, cioè una ricerca del esatto. carico, la E ricerca per di... fortuna che lo è, e per fortuna che lo è. No, allora, io la cosa che dico è, la cosa che vedo è questa: tutti i preparatori e tutti gli atleti di alto livello, ti parlo dei top 10, top 5 all'Olimpia, quindi non preparatori che hanno portato l'atleta accompagnato sul palco dell'Olimpia, che è entrato da una parte e uscito dall'altro. Chapeau, dignità, eccetera, però parliamo del massimo livello. E hanno questa, innanzitutto, tutti una ricerca della biomeccanica, quindi tutti questi discorsi di motivo per cui c'è tanta importanza adesso, viene data tanto attenzione, che viene data da Eugene Tio, a Kassem, a Joe Bennett, eccetera, cioè la biomeccanica che è al centro, anche perché, porca di quella miseria, tu stai prendendo un corpo, gli metti una resistenza sopra, un sovraccarico. Che cosa succede? Succede qualcosa di biomeccanico. Non puoi non ragionare sulla biomeccanica. L'unica cosa che fa in palestra è tutto biomeccanica. È come se vuoi fare una gara di corsa e non pensi a che motore c'ha l'auto o come funzionano i E principi di tra Vigevano. l'altro, scusami se ti interrompo, quello che dici è così vero che nel Regno Unito e negli Stati Uniti ancora di più,
non hanno paura di mettere un atleta in mano a due o anche tre allenatori diversi, ognuno per il suo specifico ruolo. Bravo, allora, Sempre per questo si prendono a calcio in culo. esatto, bravissimo. E infatti è il discorso che mi aveva chiesto a me Andrea Muzzi, e io ho visto Andrea, abbiamo visto l'analisi partenza, e gli ho detto: Andrea, te in sala non ti sai allenare, al punto che lo sta seguendo, l'ha seguito un ragazzo che è un mio studente che si allena nella sua stessa palestra, quindi mi fa il favore di buttargli un occhio, fargli video e mandarmeli, eccetera. E ragazzi, Andrea, quando gli setti lo schema motorio fatto bene, carica quasi come questo ragazzo di 70 kg, che è un ragazzo che è allenato da me e che dopo anni e anni ha raggiunto carichi dignitosi, perché lavora in un certo modo, però ci rendiamo conto che sono 70 kg di differenza quasi, e i carichi sono più o meno quelli. Sono dei carichi ridicoli. E infatti ho detto: Andrea, cioè, tu devi farmi questa esecuzione, cioè non puoi farmi 200 kg di hack squat con le bande, con una tecnica perfetta, cioè su quella squat io quando stavo al cavaliere facevo 320, figurati adesso, cioè ti sto parlando di 2 anni fa, cioè non è possibile. E quindi capisci quanto c'era, cioè quanto l'allenamento fosse impostato male. E adesso tutti i preparatori fondamentalmente si stanno dirigendo su questo discorso della biomeccanica. In parallelo la ricerca del carico massimale, perché la cosa che dicono tutti è che comunque i migliori builder hanno questo connubio tra biomeccanica perfetta, quindi capacità di veicolare tensione interna nel muscolo per ridurre infortuni ovviamente, e carichi molto elevati, carichi importanti. Di nuovo riprendiamo un Lucas Andoh come un Ian Valier, Nick Walker, anche lo stesso Jordan Peters, che a livello ipertrofico ha avuto un exploit tremendo, prettamente ipertrofico, e Hunter Labrada, eccetera. Cioè, i carichi sono veramente importanti. Quanto mi piace quel ragazzo, Bello. quanto mi piace quel Fantastico, ragazzo. E fantastico. poi devo essere sincero, per un appassionato della disciplina con qualche anno in più, vedere, per quello che vale, scusami, vedere quel Figlio. rapporto tra il padre e il figlio è stupendo. Fantastico. E parlo solo dal mio punto di vista, non posso non pensare a un altro talento come Sergio Oliva Junior, con il padre che ha avuto, che addirittura aveva cercato di supplicare i proprietari delle palestre vicino a casa di non prendere il figlio, perché non voleva che si dedicasse a Boioni. Vorrei poter intervistare Sergio Oliva Junior solo per chiedergli se ha mai avuto invidia in qualche maniera di Hunter Labrada e del suo rapporto col padre, che sarà la Vero, domanda più scontata del mondo, però io lo vorrei sapere, lo vorrei sentire vero, da lui. verissimo. Comunque, prego. No, no, quindi questo da un punto di vista dell'allenamento. Altri trend Questo che. è stato, perlomeno qui, completamente sdoganato il concetto del numero dei pasti. È una cosa che parlando con atleti più o meno di livello, la Scozia è piccola, 5 milioni di abitanti, però il bodybuilding va forte. Va ancora più forte lo strongman, perché qui fanno gli Highland Games, quindi in qualche maniera quello è più Spaziale. sentito, però il bodybuilding va. E ce ne sono diversi ragazzi e l'approccio anglosassone si vede anche in questo, si vede, tu puoi entrare, io veramente illustro nessuno, con un braccio decente sotto pompaggio, stavo ad allenarmi, viene un ragazzo, viene un polacco di 120 kg che mi fa i complimenti e mi chiede che stavo facendo a me. Questo è un È approccio, fantastico. qui l'approccio nel Regno Unito si trova spesso. Comunque ti sottovaluti, cioè io continuo a dirlo che cioè, fisicamente tu c'hai questa Troppo misconception tua distorsione buono, dell'immagine, però vabbè, può darsi, continuiamo, può darsi. Siamo continuiamo. tutti quanti un po', come dire, Sì. body dysmorphic. E quindi è molto semplice qui rapportarsi a altre persone anche di un certo livello. Non voglio fare nomi, ovviamente, ma quando stavo ad un seminario di una personalità del bodybuilding in Italia e c'era il pubblico di grossi ragazzi, e io ero oggettivamente più, con i miei 90 kg, ero oggettivamente più piccolo. Mi ricordo che uno Mi mi si era scrivi, avvicinato. scusami, stai col cellulare? Sì, sto col cellulare. Ah, ok. Se no mi scrivi su Sì. WhatsApp chi era. Te lo dico Sì, me lo dici dopo. dopo. C'è uno che mi fa. Stavo prendendo un caffè al bar e mi fa: come va? Come non va? Ti piace il seminario? Senz'altro. Tu hai appena cominciato oppure ti alleni così? Io mi allenavo da 20 anni, questo potevo, ho cominciato che ero nuovo obeso, ma insomma, bello grasso, ho fatto il mio percorso, non ho ottenuto
i risultati che avrei voluto, ne ho ottenuti altri e finisce così la cosa. E l'ho guardato, sono scoppiato a ridere e ho fatto: no, no, assolutamente così tanto perde. C'avevo 50 euro da buttare e li ho buttati qua. Non ti aspettare niente. Però a parte questo per dire, dicevo, il numero dei pasti qui nel Regno Unito, e questo si ricollega al discorso di prima, fanno molto le cose a moda, ma certe volte le mode vanno bene se sono basate su qualcosa di valido. Si dà molta molta importanza alla Paleo Nutrition, qui nel Regno Unito va molto forte. Poi certe volte questo comporta un effetto soldatino che diventa quasi ridicolo, per cui per una persona che gli piace e lo mangia cereali e proteine in polvere post-workout perché il suo allenatore gliel'ha detto o perché gli piace, ce ne sono altri che li mangiano e passano la giornata sulla tazza del cesso con la diarrea perché non li tolerano, però è quello che va fatto e quindi lo Sì, fanno. questo c'è tanto, c'è tanto. Quindi questo c'è, però se il concetto è da base è valido e le persone lo seguono, il guadagno c'è. Quindi dicevo, non hanno problemi a ridurre il numero dei pasti durante il giorno, questo è il trend che va, e visto che il Regno Unito sta sfornando più professionisti di qualunque altro paese in proporzione al numero di abitanti, direi che fatemelo in considerazione. La Peri Workout Nutrition qui viene vista in maniera particolarmente importante. Non penso che tu puoi allenare la Ultraflex, non penso che esista una singola persona della Ultraflex senza il suo boccione d'acqua Zero. colorato e aromatizzata, a posto. E per fortuna che c'è, anche in virtù di come è strutturata la società e di alcuni interventi commerciali, c'è un forte, 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 una forte spinta verso quella che è la salute del bodybuilder. Tanto per esempio, qui nel Regno Unito è molto più semplice avere analisi del sangue, anche ormonali, di qualsiasi genere, private, ad un prezzo relativamente accessibile. Super scrupolose poi, cioè super Super approfondite. scrupolose, ci sono due o tre società che le fanno online e sono piuttosto buone. Io stesso, per esempio, che sono in TRT, sono seguito da un dottore online, quindi non richiede particolare cosa che in Italia sarebbe considerata fantascienza. Sono proprio le cliniche di TRT, no? Mi dicevi. Ce ne sono diverse e vanno così Al di là tanto bene che dell'analisi, ti dico, cioè ci sono le cose di analisi. E poi ci sono proprio le cliniche di TRT dove vai per no, la stare. clinica è quella che poi ti fa l'analisi, in quello Ok, che io sì. pago mensilmente ottengo il testosterone, ottengo tutta una serie di ancillari, ottengo le analisi del sangue ogni 6 mesi, ottengo il consulto col dottore e così via. Certo. Quindi sei seguito come se fossi seguito dal vivo, ma Certo. online. Naturalmente online richiede un po' più di pazienza in alcuni casi, perché certe volte le cose procedono un po' più lentamente, ma nel giro di una settimana ottieni sempre quello che ti serve. E quindi dicevo, c'è questa possibilità, c'è questo controllo verso la salute, che in qualche maniera è sempre positivo. Naturalmente, per chi non è all'interno della disciplina abbastanza, l'esame del sangue è sempre, come dire, importante tutto, ma non è mai risolutivo, perché è sempre una fotografia, un'istantanea di un processo Certo. molto lungo. Quindi se ve ne fate uno l'anno ha un certo valore, se ve ne fate uno al mese, come fanno alcuni professionisti qui, ha un altro valore. Certo. Perciò va preso con le dovute molle, e anche in quel caso comunque non è risolutivo perché ci sono delle cose che il sangue non dice. Controllare il cuore, la pressione, la glicemia, tante altre cose. Assolutamente, ma comunque è qualche cosa. E c'è una alta, veramente altissima qualità nell'integrazione dell'OTC, cioè la over-the-counter, Sì. cioè la supplementazione. Diciamo, c'è qui nel Regno Unito, dal punto di vista della qualità e anche delle persone che ci sono dietro, l'equivalente di quello che è in Italia con la Yamamoto. Esatto. La Yamamoto in Italia ha il Gabriele. TOC, esattamente, quindi tanto di cappello, non puoi chiedere di meglio dal punto di vista delle conoscenze. Qui nel Regno Unito c'è l'alternativa, si chiama Supplement Need, che è diventato, e anche la Strong Nutrition, che è diventato de facto l'autorità per quanto riguarda la supplementazione over the Sì. counter, cioè legale. E i prodotti supplementi sono prodotti elaborati e studiati dal dottor Dean, di cui abbiamo parlato e di cui avevo fatto l'intervista. Lui è diventato l'autorità in questo senso. Ed è una persona che non dorme sugli allori, quindi continua a studiare, continua a informarsi, continua a. Quindi da questo senso l'Italia non è indietro, però per dire, il Regno Unito anche questa è una cosa che va molto forte. Un'altra cosa che va molto forte dal punto di vista qui è chimico.
si sta proponendo sempre di più l'utilizzo più moderato, che è anche una conseguenza del fatto che un miglioramento dell'allenamento porta inevitabilmente ad un'ottimizzazione dei risultati e quindi una riduzione della chimica, e questo c'è. Allora, guarda, questa è una cosa che sta andando tanto all'estero ed è un trend importantissimo di cui si parla. Allora, allenamento che viene impostato in un certo modo ti permette di utilizzare meno a parità di risultati. La cura della salute, quindi come disse una volta Stefano Greco, mantenere i filtri puliti, ok? Quindi avere organi che funzionano, che rispondono, eccetera, porta a utilizzare meglio quelle che sono i farmaci che vai a inserire, quindi automaticamente anche là a parità di cioè hai gli stessi risultati con meno dosaggio, e quindi si è visto che alla fine non c'è bisogno di spingere, soprattutto non per tanto tempo, ma c'è più che altro una ricerca di quelle che sono le da una parte le molecole a cui rispondi meglio da un punto di vista di salute, perché ognuno di noi ha una risposta in base al pattern, alla nostra ragnatela Assolutamente. recettoriale. Abbiamo risposte differenti e side differenti da diverse molecole. Quindi c'è una persona che magari, per dire, sostiene tantissimo, molto bene il tren, persone che invece col tren è deleterio, persone che riescono a tenere alti dosaggi di MPP, persone che invece non riescono perché hanno magari problematiche di pressione o prolattina che si alza, eccetera. Insomma, è soggettivo, quindi la ricerca per ogni persona, quali sono le molecole su cui conviene puntare di più di meno, il concetto di evitare di tamponare una drug, una molecola con un'altra molecola, quindi tamponare il farmaco col farmaco, quindi si trova il modo, grazie alla sinergia dei farmaci, utilizzando dei farmaci che hanno una blanda attività, per esempio antiestrogenica, eccetera, di evitare un Certo. massiccio uso di antiaromatasi, di AI in generale, quindi cercare di limitare anche le droghe ancillari grazie a una scelta proprio dei farmaci che si utilizzano. Tutto questo porta a una miglior risposta di tutto quanto, un corpo che è più in salute e un corpo che ipertrofizza di più, a tutti gli effetti. Quello che hai detto sull'antiaromatase, è talmente vero che è stato proprio nel Regno Unito che è nata la visione dei famosi cicli low test, high anabolics, Bravo, esatto. laddove invece per un certo periodo negli Stati Uniti e tuttora la Testo fase la, spintissimo. il testosterone veniva spinto a dosaggi giganteschi. Ci sono altri motivi per questo, motivi economici, motivi politici. I motivi politici suona strano, ma è semplicemente questo il motivo. Siccome negli anni 90 c'è stato lo Steroid Act da parte dell'amministrazione Bush, spinto da Joe Biden, tra l'altro, un altro motivo per non apprezzare il personaggio, oltre al fatto che è presidente adesso, che ha trasformato gli steroidi in una class 3, vale a dire adesso negli Stati Uniti tu puoi essere messo in galera parecchio tempo anche solo per usarli, questo ha portato negli Stati Uniti ad un mercato veramente scarso di qualità. Molto difficile da reperire altre sostanze, il testosterone è diventato l'anabolizzante d'elezione. Sì. Perché quando tu devi sostituire qualche cosa con qualcos'altro, usi il RHO, cioè la polvere più economica, che è appunto il testosterone. Quindi i professionisti si sono buttati su questo. Nel Regno Unito, dove la legislazione è molto più lassa e tranquilla, noi qui abbiamo il fattore di UGL, che in Italia non esiste. UGL significa Underground Labs. Io per esempio ho avuto non la fortuna, perché non è una particolare fortuna, però di sicuro l'occasione di poter conoscere un cook, cioè uno chef, un cuoco, cioè un chimico che preparava per gli underground lab, con cui ho avuto modo di parlare in diverse occasioni. Per esempio una cosa che qui fanno, io quando vado sui siti italiani del bodybuilding vedo spesso la questione questo non si trova, questo è difficile, questo è... Può essere verissimo, io non conosco bene il panorama italiano, però per esempio qui nel Regno Unito ci sono diverse marche di UGL che preparano il primobolan, che è, per gli appassionati è il sacro graal degli anabolizzanti, lo preparano a un prezzo di costo. Cioè per un underground lab è così importante averlo tra le sue fila che lo vendono a un prezzo per cui ci perderebbero e magari rialzano un po' su altre Su cose, altre cose. pur di poter dire di avere primobolan di buona qualità tra quello che vendono. Questo quindi ha comportato una concettualizzazione dei cicli che spesso sono un po' più lunghi di quelli che sono cicli da 1 grammo, 2 grammi all'americana, 10-12 settimane,
tendono ad essere sulle 14, 16, qualche volta 18 settimane, sono ridotti in dosaggio, e quindi la frequenza, quindi la quantità va a compensare il dosaggio più basso, e il rapporto fra testosterone e anabolici tende ad essere più favorevole verso gli anabolici, proprio perché non c'è stato il problema delle droghe rese Sì. illegali e di conseguenza la penuria di anabolizzanti sul mercato e di conseguenza la necessità degli atleti di dover alzare il tiro su altre cose più facilmente Sì, reperibili. beh, perché gli altri farmaci hanno caratteristiche che il testosterone non ha, motivo per il quale sono stati ideati in commercio medico. E hanno caratteristiche e tendono a rispondere, cioè se una persona è abbastanza intelligente o ha un preparatore abbastanza intelligente che riesce a, con un panel di analisi, capire dove direzionarsi, trova quel mix e dosaggio di anabolics cui riesce a rispondere bene senza avere grandi side, e questa è la cosa più importante. Un ciclo tipico per un atleta amatoriale, non il primo è in tutto il mondo solo testosterone, per quello è Perché devi classico, vedere come rispondi. è anche giusto che sia così. Si possono discutere i dettagli, ma fondamentalmente è questo. Qui nel Regno Unito, per esempio, e anche in virtù del fatto che le persone tendono ad essere molto più aperte e Se ne parla. non millantano una naturalità che non esiste. Un ciclo molto comune può essere, anche per persone di una certa stazza, può essere un 300 mg di testosterone, quindi un quantitativo assolutamente accettabile, 300 mg di NTP. Qui nel Regno Unito si tende a preferire molecole L'NTP. veloci, esteri lenti, proprio per avere subito un picco che permane per tutta quanta la durata del ciclo, e poi quando finisce il ciclo finisce, non ci sono strascichi lunghi come nel caso di un essere lungo come il Endeavor. decapanato. E si usa per esempio un 100-150 mg di Masteron e magari qualche cosa di Proviron Che è una banda attività antiestrogenica. per la loro blanda attività antiestrogenica, che in virtù del basso testosterone per la maggior parte delle persone Esatto. può essere sufficiente per mantenere gli estrogeni sotto controllo, lasciarli crescere fin dove serve senza di andare oltre e non dover utilizzare molecole antiaromatasi. Ho Questa è visto, una cosa che può sì, sembrare infatti banale. molti tendono a caricare anche un filino più sul Masteron, per esempio, nel caso in cui Sicuramente. aromatizzano, però sì, come dosaggi, vedi, stanno sotto al grammo di media, No, abbondantemente, abbondantemente abbondantemente, e co cosa che in Italia, per esempio, io poi di nuovo non so granché sul mercato e tutto il resto in Italia, però in Italia io so che Man Physique si preparano sui 2-3 grammi, non amatori. Physique 2-3 grammi per mesi e mesi prima della preparazione. Non oso immaginare professionisti, ma qua io anche su Bodybuilder Open dosaggi simili non li ho mai visti. No, te lo ripeto, qui tendono ad essere molto molto Ma conservativi. se ti alleni bene, se ti alleni Conservativi. bene, la salute sta bene, hai scelto i farmaci giusti, quindi che ti danno la massima resa con meno side effect, non ti servono tutti, soprattutto in off season, non ti servono tutti questi grammi. Benissimo. E poi attenzione ragazzi, niente è perfetto a sto mondo. Qui i folli li trovi. Per amore della cronaca, il più folle teorico dei farmaci è stato qui nel Regno Unito, tanto per dire, quindi ci sono anche le contraddizioni. Quello che in America è stato Dan Duchesne negli anni 80 e negli anni 90, con il suo steroid underground book e così via, qui nel Regno Unito è stato Paul Morrison, che era un chimico specializzato nei recettori androgeni aveva creato un protocollo chimico studiato secondo quelli che erano stati le sue, e prevedeva 2 settimane ad alti androgeni e ad altri estrogeni per aumentare la recettività e la proliferazione dei recettori androgeni, poi a seguire 2 settimane di alti anabolici e bassi androgeni, e poi 2 settimane di DHT derivati, poi 2 settimane di pulizia e si ricominciava. Ma il dosaggio che Paul Morrison prevedeva era letteralmente 1 grammo di testosterone al giorno per le prime 2 settimane. Siccome lui adorava il sustanon, quello che diceva era 4 sustanon al giorno, e quindi diceva così che gli Favoloso. parliamo, che era 250 mg, 1 grammo di anabolici al giorno per altre 2 settimane e 1 grammo di qualunque DHT derivato per altre 2 settimane, poi si smetteva per 2 settimane. Sublime. Quindi questo per Sublime. dire che il Regno Unito non è un'isola felice dove gli eccessi No, sono. assolutamente. No, Poi perché non voglio ovviamente che tu sei
subito la ripartita per cui gli italiani non sanno un cazzo del No, Regno no, no. Unito, per cui siamo noi. No, no. Assolutamente. No, È però una buona situazione, ma ci sono stati anche i suoi eccessi nel Regno Unito, insomma. assolutamente. No, è una cosa che poi è importante sottolineare. Poi tanto io lo metto anche nei disclaimer iniziali, che ovviamente in Italia è reato quello di utilizzare anabolics, UGL, reato di eccitazione, reato di doping, eccetera, eccetera. Quindi comunque sono tutte cose Assolutamente. che noi facciamo a scopo informativo e che sono rivolte a chi può legalmente utilizzare queste molecole. Non sono consigli Tutti medici, i bla nostri bla. spettatori messicani possono tranquillamente. Esatto, Tranquillamente. diciamola così. Però sì, questo è un trend che vedo. Ah, un'altra cosa, non c'è questo trend che molti credono in questa cosa, in questo Perdonami, mito. Oh, sì, l'ultimo e poi vai, 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 vai. l'ultimo. Non c'è la pista dell'off-season magra, né per gli Bravo, uomini né per le donne. bravo. E io di questo, per esempio, sono colpevolissimo. Io ho un passato da grasso, 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 ho 40 anni, penso di aver avuto la mia evoluzione sociale, emotiva, intellettuale nei miei 40 anni. Io ancora non riesco ad accettarmi di vedere troppo grasso nella fase dell'off-season. Quindi io già non ho nessun grosso potenziale. Seppure avessi avuto un qualche potenziale, non avrei potuto attingere a questo potenziale perché non riesco a guardarmi allo specchio quando supero una certa percentuale di grasso. Guarda Andre, Qui questo è. nel Regno Unito il problema non se lo pongono, qui vanno con i rotoli per 9 mesi se necessario. Perché non c'è body shaming. È Io vedo vero. ragazzi che postano foto e ragazze che postano foto in off season, per cui in Italia verrebbero linciati, insultati. Io ho postato una foto alla prima settimana di preparazione gara. Non ero male in posing. Me lo Sei un ricordo. ciccione, pelle d'asino, non mi ricordo. Sei grasso per Dio, cose del genere. E io gli ho detto: lo vediamo sul palco. Anche perché, di nuovo, l'ho postata all'inizio preparazione. Adesso ho le righe sul culo. Ho una BF più bassa rispetto alla scorsa gara e sto 4 kg sopra rispetto alla scorsa gara. Quindi, forse l'off-season che ho fatto è stata utile. Però, e era una foto, ti giuro, guarda, Andre, non, cioè, ero easy, cioè non ero, anche perché avevo Non ti fatto conosco, lo so come stai, insomma. esatto. E qua Assolutamente persone ingegneroso la postano foto in cui descrizione. sono veramente molto ABF molto più alte e la gente sotto, dai, è mitico, a forza, bomba, non vedo l'ora di vederti sul palco. Qua non esisto, comunque è fortemente ridotto il discorso del body shaming. Io quando racconto, per esempio a Jay Lora parlavamo, racconto degli insulti che arrivano su Instagram, eccetera, quelli mi guardano e dicono, why? Cioè, nel senso, perché una persona vede una tua foto e ti insulta? Dice, gli ho detto, è uscito questa cosa, eccetera, insultato. Perché ti insultano? Perché hanno insultato? Cioè, qual è il motivo? Il Cioè, non razionale riescono dietro è proprio a completamente diverso. concepire perché cazzo ci sono delle persone su Instagram che passano giornate a insultare gli altri. Perché? Cioè, qual è l'attrattiva? Poi perché queste persone sono seguite? Qual è l'attrattiva? Quindi, per questo, l'off-season, anche e soprattutto per le donne, viene spinta. E questi, ogni anno sul palco, sono altre persone. Ragazzi, sono altre Anche tra persone. l'altro per le donne in particolare, poi tu con Giorgia lo saprai meglio di chiunque altro, con indubbi vantaggi sulla salute. Che scherziamo, ma salute anche psicologica. Queste vengono in palestra, ste ragazze in off season, scoperte tutte col top, eccetera, neanche a dire super coperte, no, proprio belle scoperte. BF alta, BF alta, insomma, BF normale, alta per una bodybuilder, BF d'atleta, cioè normale di una persona che insomma sta normale, non una che vedi in giro e dici questa è grassa, cioè una che vedi in giro e dici che è una persona normale, però massose. Si spaccano il culo e queste si godono la vita, regà. Si godono la vita, no? Sì, sono mangiano, mangiano. E cioè, che cazzo stanno a fare? A me molti mi scrivono, per fare una dieta pulita, gli ho detto, una massa pulita, gli ho detto, massa pulita non esiste. Io dico sempre, la massa pulita è come voler scopare senza sudare. Se può fa. Non lo fai bene. Non è una cosa che ti Scopare esce bene. senza sudare un po' di solito è più una persona più un po' come una pippa che Esatto, cioè, nel senso, se tu quando scopi stai pensando non voglio sudare, come quando in massa stai pensando non mi voglio sporcare, l'assa sta. L'assa sta, lascia stare. ok? Il risultato non sarà così simpatico. Il Quindi, messaggio arriva a casa, bella, esatto. bella analogia, bravo. No, e quindi questo è anche un discorso dell'off-season spinta, che poi la cosa che si nota è che per gli atleti che si allenano a un certo Bob livello. Waterhouse, Mr. Natural, l'irlandese, Waterhouse, Sì, Robert Waterhouse, lui porca aveva vacca! Aspetta che forse lo veramente, ribecco.
Vai, Lui aveva vai, di... messo delle fotografie off-season terrificanti, Lui sembrava uno si è che... vinto una Pro Card in FBB da Natural, regà. Cioè. Capisco benissimo che quando si mette la parola AFB e Natural insieme può essere come dire, difficile da credere, o ciascuno il suo, ma sto ragazzo pesava 70 kg, qualcosa del genere. Quindi vogliamo pure dire che non era Natural, forse ha preso 50 mg di Winstrol 4 settimane prima, al di là di Ma può ogni scherzo. essere che adesso abbia iniziato, perché adesso è triplicato, sto vedendo le foto, poi non lo so, eh. Sicuramente adesso Però io io alle British Finals ha preso la Pro Card, è una gara che io ho fatto, io l'ho visto, a parte che pubblica un sacco di atleti in off season e sono tutte delle... Allora aspetta, fammi fare una cosa. Ti metto comunque è qua. un ragazzo con un fisico, quando lo vedi dal vivo, come un atleta natural dal vivo, cioè che sembra un atleta ma non ti aspetti quel fisico. Con Allora, lo la vedi? maglietta ti dà fuori un fisico notevole. Lo vedi? E piccolo purtroppo, ma lo vedo, sì. Allora, questo è un atleta che segue. Questo è l'off season, per Sì. dire. Poi lui è imploso, quindi non so adesso, io non ci metterei la firma, però sinceramente neanche... No. Eccolo, ecco lui. Questa era la sua off Ah, questa è season. quella famosa, sì. Questa era la sua off season. Qua, La British foto Finals, io British a destra Finals l'ho sono visto... 70 kg al massimo, non di Sì, più. sì. Quindi forme stupende, però 70 kg. Allora, Quindi può esserlo, esatto. perché no? Io alle British Finals l'ho visto e ovviamente sono tutte indiscrezioni, eccetera, però ti dico che non credo assolutamente che lui sia stato doped enhanced per quella gara, perché non era grosso, era molto elegante, era molto bello, molto granitico, ma non era grosso. Quindi Ce ne abbiamo di fisici belli a 70 kg anche in Italia, molto molto ben Sì. fatto. Ma Quindi e poi magari Bob questo è Waterhouse è un uno po' che si spacca il culo in palestra. Come il gioco. Eh sì. AJ Morris. Natural è il natural non in cedimento. AJ Morris si spacca il culo in palestra. Cedimento a manetta, sempre gli stessi principi. Come Quella gamba diceva da bella Pakulski. posizione in un paio Sì. d'anni. E anche Come lui ha fatto una lunga off-season. Pakulski diceva, tutti gli atleti, anche gli atleti enhanced, dovrebbero ragionare come se fossero atleti natural. Quindi capisci che non ci dovrebbero essere differenze. No, assolutamente. Questo è Comunque, vero. sì, queste i grandi trend che vedo ultimamente. L'ultima cosa, che è una cosa su cui si vocifera, ma io sinceramente, con tutte le insomma, diverse consulenze o protocolli che ho visto di atleti, eccetera, una cosa che io non ho mai visto, ha preso tanto piede, è il discorso di questo super utilizzo dei peptidi di cui si parla. A parte SARM, però parlano sempre SARM e peptidi. Ah, perché in America utilizzano SARM e peptidi? Sinceramente. Ah, a proposito dei peptidi, buona osservazione, questa è una cosa che vale la pena. Mi capita spesso di leggere di persone che pensano che i SARMs siano di libera vendita qui nel Regno Unito No, e che pensano che addirittura si vendono al supermercato o nei no, negozi di no, importazione. Per qualche motivo c'è questa visione, non è assolutamente così. I SARMs sono assolutamente illegali, hanno praticamente la stessa identica legislazione che c'è per gli steroidi anabolizzanti. Con un caveat che permette loro di essere venduti solo su internet, anche se i siti vengono chiusi ogni tanto, se c'è la possibilità di comprarli con la giustificazione del non human research only. sì, giusto. Ma parliamo comunque di quella che si chiama una fringe activity, cioè stai proprio lì a confine, non c'è una vera legittimità nel comprarli o che possono essere presi al supermercato o presi a un qualsiasi Holland & Barrett Ma che è un negozio, ragazzi, i c'è una SARM forte peraltro al momento limitazione. sono farmaci non ancora usciti. Quindi mi è capitato di leggerlo in diverse occasioni, su diverse pagine Facebook, e visto che hai tirato fuori il discorso, vale la pena dirlo. Sì. Non sono particolarmente ricercati. L'unico che mi è capitato parlando con gli atleti di sentire nominare spesso, e io nemmeno me li conosco bene, è TB500. Sì. Per l'aiuto durante gli infortuni. Sì, ma quelli sono peptidi. Stiamo parlando di peptidi. Mo. Sì, Ecco, sono del sì, tipo. peptidi curativi, sì. BP Questo 1050, mi sembra, TB500. Sì, quelli là. non me ne sono mai minimamente preoccupato di questi perché non ho mai avuto l'interesse in nessun senso. E ancora oggi, dopo tanto tempo, pur parlando con qualcuno, nonostante non sia l'argomento principale che affronto, non ho mai trovato una persona che avesse avuto il coraggio di guardarmi negli occhi e dirmi: sì, ho trovato qualcuno di affidabile
E quindi è veramente un mercato nero nel mercato nero che francamente non vale nemmeno la pena di esplorare da delle cose. Guarda, io sì, ho saputo diversi atleti che hanno provato IGF-1, qualche peptide come il Fragment, però mai, cioè poi alla fine anche per il costo, IGF-1, sì, anche IGF-1, Increlex Increlex, costa 2000 e sì, passa sterline ma alla non credo che piastra. fosse infatti l'Increlex, fosse sai, un GL, Ma nemmeno, non lo non so. Cioè, lo per esempio, se parliamo di IGF-1, parliamo di Increlex, so, quello vero e proprio. sì, è A quello meno che non sarà un ospedaliero, è quello. pentapedagogo. Increlex costa un lira Uno di stonfo, Dio, uno stonfo. Ma costa infatti è un lira quello il di Dio, e discorso. per quello che è un dosaggio da bodybuilding, ti costerebbe lira di Dio, ma non a settimana, ogni 2 o 3 giorni. Ma infatti io dell'IGF-1 ho saputo, almeno quel poco che ho sentito, ma di nuovo chiedo venia se è. E ho saputo che qualcuno l'ha utilizzato perché è riuscito a ottenerlo per canali proprio ospedalieri, eccetera. E forse in un'intervista Tour ne aveva parlato. Dice, ho visto Turo sicuramente ne ha parlato, mi sembra di sì. Pretty crazy things. Comunque una risposta pazzesca all'IGF-1. E sapevo anche una persona l'aveva utilizzato, poi non so, è sempre da prendere con le pinze, anche a fini curativi per un tendine rotuleo distaccato, e dice che è pazzesco. Non ho Però avuto modo di affrontare l'argomento. capito, è un terreno fumoso che sia per la reperibilità, sia per gli effetti, sia per coso che alla fine, cioè, ottengono gli atleti tanto. Tanto a livello anche professionistico, con l'utilizzo di molecole che sono sperimentate, che, di cui conoscono gli effetti, vai, tranquillo, che sono molecole sperimentate, di cui Non conoscono gli porto la mia effetti, Bibbia dal parco e sarà un macello. molecole sperimentate, di cui conoscono gli effetti, che possono sperimentare su di loro, quindi sanno esattamente quanto primo posso spingere, quanto master mi serve per controbilanciare tot di testo, eccetera. C'è un lavoro fatto per bene, perché mi devo mettere a inserire tutte queste cose? No, è Incognite, giusto. non li utilizzano, i peptidi non si utilizzano così Sono tanto. molecole che si conoscono. Non è, di conseguenza è più semplice da controllare in qualche maniera. Sì, sì, Ah, ti sì, sì. volevo chiedere una cosa, tu che Vai. sei... una persona mi aveva fatto notare una cosa. Come definiresti una molecola che ti fa avere un infarto da qua a 10 anni, se tu ne abusi? Nel In che senso come definisco? senso, uno pensa Se ne sempre abuso, che ne abusi. è una molecola di cui non abusare. Perfetto. Però una persona, ma è soltanto un esercizio retorico, attenzione. Una persona, per rispondere a qualcuno che stava parlando del pericolo degli steroidi anabolizzanti, mi Sì. aveva fatto notare che è vero se tu l'affronti da questo punto di vista, e cioè lo prendi per 20 anni, ipertrofia cardiaca, muori. Okay. Lui dice, affrontiamolo da un altro punto di vista. Io prendo, quale altro farmaco io posso prendere a 10, 20, persino 100 volte quella che è la dose clinica vera e propria per 5, 10, 15 anni e non rimanerci secco molto prima? Se io lo faccio con una banale aspirina, ho un'ulcera nello stomaco che No, no, muoio il no, giorno no, dopo. non esiste un farmaco così. Quindi la molecola è farmaco. Se io lo faccio con un paracetamolo, mi scoppiano letteralmente, vado in blocco renale o in liver failure il giorno stesso. Stesso discorso, però posso farlo con una serie di molecole anabolizzanti. Quindi lui mi ha detto, perciò se li guardo da questo punto di vista sono tra le più innocue delle sostanze. Da questo punto di vista, sì. Cioè, E no, infatti, mi era l'unico solo... motivo per cui non sono innocue, attenzione, è che perché qua, cioè, nella maggior parte dei casi vengono abusate. No, certo. No, ma Perché, anzi, l'utilizzo non è è scarsamente disincentivato. per l'amor di Dio, chiunque sta sentendo, era soltanto un esercizio retorico Vai, Steroi! per provare a scardinare un po' la retorica che c'è Certo, dietro. certo. Non volevo suggerire niente a Assolutamente. nessuno, per carità. Era soltanto per dire che ogni cosa può essere vista anche da un'altra Certo, prospettiva. E assolutamente. se io... Quindi era così. Andrea, io ti ringrazio, siamo andati un po' lunghetti No, e quindi. assolutamente. Spero che se le persone non trovano interessante il primo, trovino interessante anche il secondo. Insomma, io come al solito non avrò il coraggio di guardare i commenti, quindi Vai mi direi tutto tranquillo, da te ti informare. dirò io e sono sicuro che riorganizzeremo alla grande perché escono sempre argomenti super interessanti. Quindi riorganizziamo presto, Grazie preparati. mille. Va benissimo, quando vuoi allora. Un Oh. saluto a tutti quanti gli spettatori. Lo Anche a te, dai un abbraccione anche a Ginevra, mo che è tornata, eh? faccio, Goditi va la benissimo. famiglia adesso che stanno di Senz'altro. nuovo qua. Grazie mille. Un saluto a Giorgia. Ciao, in bocca al lupo Yes. con la preparazione. Ciao Andre, crepi.